La tua tomba. E Alberto, ti prego di venire qui perché ci sei andato anche tu, insieme a quelle 20.000 persone impazzite a seguire la gara, le rampe finali del Cervis. Il pubblico forse adesso è di più lì a vedere le gare di fondo che all'Alpino. Il Cervis me lo ricordo bene perché una delle prime gare fisse che ho vinto nell'83-84 era lì proprio sul Cervis e tutti si ricordano quell'Alberto che scendeva, adesso mi piace invece salire perché tutti si ricordano lo sci alpino, la discesa libera, il gigante, lo slalom, però adesso Alberto d'inverno cosa fa? Sale al Tour de Ski, l'anno scorso è stata un'esperienza bella al fianco di Maurizio Fondre, siamo saliti e è bello tenersi anche in forma e fare qualcosa di diverso quando tutti sai si aspettavano Alberto Bombolone che finisce la carriera, invece mi piace così farmi vedere. Forma. Sì, come, quasi, d'estate di più però. Come in perfetta forma è sicuramente Cristian Zorzi. Vieni Cristian, ti prego. Allora siamo tutti a parlare velocissimo. E che sì. Cimenteranno anche tu, Cristian, sulla salita del Cervis? Ma io... Dio, diciamo che l'ho fatta per 3 volte e quindi so cosa vuol dire. Ogni anno mi fa paura perché il su non è così semplice come in giù. Anche se, a dire la verità, tante piste di discesa quando le guardo dall'alto verso il basso mi fanno paura comunque. Però, insomma, se riesco quest'anno di nuovo a essere tra i protagonisti, perché no? Allora Zorro, la domanda obbligatoria è, Mondiale di Oslo, ci sarai? Mondiale di Oslo spero di sì, insomma, che è che mi sto un po' trasformando, vorrei partecipare ai Mondiali di Oslo facendo la 50, possibilmente perché per l'esperienza sono un po' non solo vecchio ma anche stufo e stanco. Tu però il Cervis l'hai fatto anche in bicicletta? Sì, l'ho fatto anche in bici, però diciamo che mi è successa una cavolata, ho provato a fare un'impennata, sono caduto di schiena, quella di sacro, e avevo rotto la sella, per fare il fenomeno. Devi prendere ripetizioni da Alberto. Molto più esperto in questo campo. Senti, allora tu la farai con gli sci, salita, in bicicletta, corretto? No, piedi, corsa, leggera anche, e niente, quando vedi questi atleti che scalpitano, vanno su e col tifo che c'era e ogni 100 metri c'era un rifugio, un ristoro, però non è che ci siamo fermati tanto, sennò non arrivavo più in cima, io mi ricordo che... No, è bello perché quest'anno voglio fare 2 giorni, non solo uno. Questi 2 giorni sono quei 4 kg che è giusto l'inverno, sempre il secondo di gara. Bravo, così, giusto. Sì. Quindi io salgo e cresta scende. Secondo di cena. No, forse io farei il contrario, cioè lui sale e tu scendi, cioè la salita con gli sci da fondo e poi tu scendi con gli sci da... Cosa facciamo? Nuovo sport della Val di Fiemme? Facciamo un po' e un po', dai, metà e metà, 50% di salita a te e la... Non sosta a metà. Sì, la sosta ci vuole perché con tutta la gente che ci sarà. Allora, io non domando ad Alberto se torna a sciare, anche se prima che iniziassimo questa cosa ha detto se tornassi sarei lì tra i migliori. Questo è un titolo di un film o di un libro? Di un sogno. Di un sogno, sì. Di un sogno. Lo chiedono prima. Cristian ho chiesto se a Oslo ci sarà, e ci sarai, ma potrai mancare i mondiali del Val di Fiemme del 2013? Ma al momento sto collaborando un po' con l'organizzazione della Val di Fiemme e diciamo che continuano a chiedermelo, però è molto in là. La domanda me l'hanno suggerita perché vogliono strappare tutto la tua... Ma una cosa, vai con il 2015. Così sono sicuro di passare il 2015. Ti fai un dispetto? No, al momento non so. Beh, allora grazie ad Alberto Tomba e a Cristian Zorzi per essere stati qui.